Grazie maestro. Grazie a te. Grazie. Dire tu. Tu mi offendi sempre che io non so fare la pizza. Ma mo, dove mi hai portato? Siamo a Pizza Village, la mossa d'occhio mare. Ora ti porto da uno che qualcosa di pizza sapeva quando se la fa bene. Al Pizza Village. Sorbillo, Gino Sorbillo. Wow, l'artista della pizza napoletana. Prima c'è da imparare qualcosa, vediamo un po', ci sei un caso senza... C'è sempre da imparare, andiamo a vedere. Allora Gino, ti ho portato un pizzaiolo che non sa fare le pizze. Lui? È di Aversa. E non ti vergogni. Non esageriamo. Vuoi far vedere come fa la pizza? Sono venuto qua, addirittura... Mica c'è il mattarello. No, senza mattarello. Dall'artista della pizza napoletana, perché c'è sempre da imparare, da un grande. Vediamo. Andiamo a vedere, ah. Vediamo un po'. Diciamo che a me la caviccio. Addirittura, già siamo... Ma mi vedi come da... Senza fronzoli, ho un po' paura. Vai. Ci provo allora. Aspetta, del grembiule. Aspetta. Anzi, a Napoli si dice il mantesino. Il grembiule è direttamente da Gino Sorbillo, che non vediamo, è poco. Vediamo. Andiamo a vedere, aspetta. Eddie, dai. Gino, ma sa... Gino, come sto andando? Non la tecnica com'è? Com'è la tecnica? Non troppa farina, perché, diciamo, i maestri napoletani non vogliono troppa farina. Ma sei sicuro che sta... No, una bella praticità. È bravo. Ma non è che già di pizzaiolo? No. Ah. Sono qua per caso a fare un giro e mi hanno... Qui fare polacca e messaggio. Mamma mia. Siamo al pomodoro rosso, capito? Pomodoro rosso. E anche giallo. Oh, spandiamolo bene. Maestro, basilico. Ma non è l'uovo, è basilico. Come sono andato? Benissimo. Dice la verità. Sei di pizzaiolo. Mi sei piaciuto. Sembra un guaglione magari. Un ragazzo. Sei assunto, dai. Sicuramente. Però vediamo come la tiri fuori. Aspetta. Non troppa farina, sennò fornare sul mercato dice che è colpa mia. Ole! Non facciamo brutte figure, non sennò... brutte figure con l'infornato. No. Addirittura pure un fornato. Speriamo bene. Vado un po' in difficoltà, però secondo me vediamo. Vado, vai. Pazzo, tutto bene. Diciamo per ora tutto ragazzi, bene. Ragazzi, fino 10 su 10. Posso, ragazzi, vado? Vole. Che ne dici? Dimmi la verità. Assaggiamola. Non rotonda, perché la pizza napoletana non è rotonda. Giusto? È storta. Dice la verità. Andiamo a vedere. Sì, ma tu sei sicuro che è buono? È buono. Buona? Ma tu non te la mangi? Come no? Assolutamente sì. Stavo per porgervi il tovagliolo per fare una cosa. Andiamo ad assaggiare. Ragazzi, ha un profumo invitantissimo. Come la scampetta. Lucio dice, ma è buono. Esagerate, ragazzi, però diciamo la verità, io lo sono ammaccato. L'impasto e i prodotti sono del maestro, l'artista della pizza napoletana. Siamo tutti quanti noi artisti, tutti quelli che si impegnano. E poi anche come si ammacca, no? La pizza si condisce, si inforna, la si cuoce, determina il buon risultato. Quindi... Gino, io ce l'ho messa tutta. Sei stato bravissimo e ti verrò a trovare ad Aversa appena sarà possibile. Sarà per me un grande onore. A male la fettizia. Grazie maestro. Grazie a te. Oh. Grazie.